Partiamo innanzitutto da un concetto basilare, cioè di quello di come l'equilibrio viene valutato ed è frutto di un circolo dato dalla funzione somatosensoriale, la funzione visiva, quindi il VOR che è già stato accennato, la propriocezione e la funzione vestibolare. Dati essenziali per poter lavorare sul paziente da riabilitare, dove dobbiamo prendere in considerazione un po' tutti i riflessi che portano alla corretta postura e all'equilibrio. Noi andiamo a tenere conto sia della VOR sia del riflesso vestibolo spinale, quindi la percezione dell'equilibrio e il mantenimento della postura. Quello che faremo qui in realtà è non altro che illustrare la nostra esperienza per la riabilitazione vestibolare. Il riflesso vestibolo oculomotore, molto rapidamente, il riflesso che stabilizza l'immagine sulla retina durante la rotazione della testa, consentendo quindi una visione distinta dell'ambiente anche durante i movimenti della stessa testa, sul piano orizzontale, sul piano frontale e sul piano sagittale. Cioè praticamente su tutti i nostri piani il riflesso vestibolo oculomotore ci permette il mantenimento dell'equilibrio, mentre il riflesso vestibolo spinale stabilizza il corpo al movimento della testa ed è fondamentale per il mantenimento della postura retta, per gravitazionale, per il mantenimento della postura di per sé. Tutti e due i riflessi sono quelli che poi dobbiamo andare a riabilitare, perché quando abbiamo un paziente scompensato nel suo sistema di equilibrio, generalmente sono entrambi i riflessi che sono alterati. Cos'è la riabilitazione vestibolare? È la ricerca del compenso della disfunzione vestibolare attraverso un'attività fisica mirata. La riabilitazione vestibolare va cominciata il prima possibile. Molto spesso assistiamo che al paziente si dà una terapia farmacologica attendendo quasi la cessazione del sintomo. Probabilmente questo è un errore, in quanto prima riabilitiamo il paziente, meno scompenso e dizziness in seguito avremo. Quali sono gli obiettivi della riabilitazione vestibolare, ormai ben noti? Sono l'adattamento, l'abitudine e la sostituzione. Per l'adattamento intendiamo l'esecuzione di esercizi atti a guadagnare appunto il VOR del VRS. Per il VRS, nella nostra esperienza, sono fondamentali i dati stabilometrici. Il miglioramento del movimento netto della testa per arrivare a favorire appunto l'apprendimento mnemonico dei movimenti. Praticamente è come se il paziente dovesse rimemorizzare i movimenti, quasi un rinforzo di quella che possiamo considerare essere la working memory. L'abitudine, dobbiamo abituare il paziente al deficit esponendolo a questi stessi deficit, e la sostituzione, cioè la stabilizzazione dello sguardo ai movimenti del capo tramite sostituzione degli input vestibolari con quelli visivi, un vero e proprio rafforzamento del VOR. Qua la nostra esperienza, oltre all'utilizzo del VHT, ci ha portato, e di tutti gli altri esami, tra cui l'otocalorimetro, per fare la diagnosi del paziente, ci ha portato ad aggiungere uno strumento che dicevamo relativamente nuovo, che è il Functional Impulse Test. Fondamentale ai fini diagnostici, in quanto ci dà una vera e propria quantificazione della funzionalità del VOR, sia sui laterali, sui canali laterali, che sui posteriori, ed è finalizzato alla programmazione della riabilitazione vestibolare strumentale tramite il VGIM, un sistema praticamente di riabilitazione associato allo stesso Functional Impulse Test. Attualmente noi conosciamo bene la riabilitazione non strumentale. Attenzione, anche qui non c'è un atto di sostituzione della riabilitazione non strumentale con la strumentale, è tutto additivo, tutto a beneficio del paziente. La nostra esperienza ci dice che il functional test non è altro che un test percettivo, si sottopone il paziente a uno schermo in computer all'invio di un ottotipo che indichiamo con l'Handolt-C, il quale questo ottotipo è una comparsa casuale, mentre il riabilitatore vestibolare, preferibilmente casualmente, fa delle accelerazioni angolari rapide della testa, che è collegata tramite un sensore allo schermo del FIT, praticamente null'altro che gli stessi più o meno esercizi si fanno nel VHT, praticamente si muove la testa in maniera con movimenti secchi e immediati e rapidi del paziente per avere la captazione dell'ottotipo. Il FIT ci dà una valutazione funzionale del VOR ad alta accelerazione e ci determina anche la capacità di mettere a fuoco l'immagine, molto importante in condizioni quali della PPPD. L'accelerazione della testa si può effettuare fino a frequenze pari a 7000 Hz. Questo ci permette
di valutare anche la percezione del VOR e comunque dell'equilibrio nel paziente non patologico tipo un atleta, perché parliamo di frequenze altissime che se compensate, se il paziente, se l'atleta sottoposto, ma di questo parlerà Daniela Miri, a questi stimoli, migliora la percezione dello spazio, migliora anche la sua visione periferica. Una utilità fondamentale del FIT, che probabilmente non è presente in altri strumenti, è che ci può dare una diagnosi di quasi certezza dell'emicrania vestibolare. Noi possiamo sottoporre il paziente a uno stimolo della testa, quindi all'esame, sia a un fondo oscurato in cui compare appunto l'ottotipo, e ripetere l'esame a un fondo con pallini rotanti in cui compare l'ottotipo. L'abbassamento della percezione dell'ottotipo in una percentuale significativa allo sfondo rotatorio è estremamente indicativo di un'emicrania vestibolare. Un vantaggio che ci dà il FIT è anche quello che diventa facile da somministrare in età pediatrica, in un'età nella quale gli stimoli vestibolari sono importanti anche in assenza di patologia, ma che soprattutto ci porta a valutare per bene il bambino nei suoi disturbi vestibolari. I bambini hanno disturbi vestibolari, solo che non vengono riferiti, non vengono colti o vengono colti meno rispetto all'adulto, anche per la difficoltà di comunicazione del sintomo da parte del piccolo. Altro dato fondamentale è che il FIT è estremamente attinente al DHI, e sappiamo quanto il DHI sia per l'indagine del paziente sia a livello scientifico abbia un rilievo. Vado alla funzione del VOR angolare ad alta velocità e ad alta accelerazione, utile come dicevo nell'atleta professionista oltre che nel paziente vestibolopatico. Molta letteratura è stata anche pubblicata, mi piace citare molto anche quello di Marco Mandarà sull'utilizzo del FIT. Determina la capacità di mantenere un'immagine a fuoco quando eseguito a diverse accelerazioni e diverse velocità della testa, e valuta se i canali semicircolari sono in grado di svolgere la funzione di stabilizzazione dello sguardo, in tal caso con quanta efficienza, nient'altro che la quantificazione funzionale del VOR. Quindi stabilizza, ci fa capire funzionalmente il VOR ed è direttamente correlato all'acuità visiva. Molto spesso l'alterazione del VOR viene confusa con una perdita di acuità visiva, quando in realtà il paziente non ce l'ha, ma non ha altro che la difficoltà di mettere a fuoco il proprio orizzonte. In sintesi, quindi, è un nuovo test della funzione vestibolare basato sulla capacità di riconoscere l'orientamento del famoso ottotipo Landolt C, che appare brevemente sullo schermo di un computer. Durante la comparsa dell'ottotipo, l'operatore impone gli impulsi passivi della testa impostati su una gamma variabile di accelerazione fino ai 7000 Hz. Ora, tutta questa introduzione per portarci alla riabilitazione. Il FIT ci guiderà alla riabilitazione, in particolare in VGIM. Ecco un piccolo esempio. Qua introdurremo il caso clinico di una donna, ma prima di passare ai casi clinici ho portato, perché volevamo portare qualcosa di concreto nella nostra esperienza. Questa è una bambina che abbiamo quasi adottato, con una vertigine parossistica fin dall'infanzia, non ha fatto farmacologia, molto persistente, ha sviluppato quasi a PPPD, vede gli esami che sta facendo, prendendolo anche oltretutto come un gioco, e devo dire che i giovamenti ricevuti dalla bambina sono stati veramente importanti. Questa è una signora che praticamente non riusciva più ad uscire da casa. A un certo punto, dopo aver fatto tutta la riabilitazione col FIT, gli abbiamo anche, tra virgolette, inventato la riabilitazione con i cinesini. Devo dire che la signora ancora ringrazia la nostra riabilitatrice, perché le ha detto: dottore, finalmente posso andare a comprare la pummarola per mio marito, perché non ci andavo da un bel po' di tempo, non riuscivo a entrare proprio nei supermercati, l'importante forma di PPPD. Veramente ha avuto dei giovamenti importanti. A tutti questi casi che vedremo dopo, vedremo quali saranno gli effetti in percentuale della funzione del VOR, vedremo i netti miglioramenti che otteniamo. Abbiamo una grossa casistica, ci siamo ottenuti a portarne soltanto 10. Adesso la signora, devo dire, è veramente molto felice. Una signora che sta facendo una riabilitazione sulla corda,
mentre è sottoposta all'esame col fit. Vedete la sua incertezza. La signora, dopo vari giorni di riabilitazione, nemmeno troppi, poi riacquisita il suo equilibrio. Vedete, abbiamo fatto camminare sulla corda perché lei proprio non riusciva a mantenere la retta via. Ecco, vediamo, questo mi piace molto. Questo è una paziente con una sindrome di Menière. La presenza di sindrome Nier, trattata farmacologicamente, ma non aveva più crisi vertiginose, ma l'instabilità posturale residuale era veramente importante. Sempre la stessa signora, vedete come è cambiato il suo cammino un paio di giorni dopo. Certo, è un po' instabilità, però cambia, è un po' meno incazzosa in questo momento perché sta trovando dei grossi giovamenti. Mi dice l'operatrice che è uguale, quindi la inviteremo al nostro vestibolo G-Medica, tenderemo una corda e vedremo cosa farà. Ecco, i risultati sono risultati importanti, quelli conseguiti. Andiamo avanti. Altro esempio, questo è un giovane ragazzo con instabilità, vedete, proprio le difficoltà a mantenere l'equilibrio. Ma tu saresti capace? No, forse non sei capace io, ma devo fare la visita vestibolare, mi offrirò ad uno di voi. E sono esercizi che hanno dato grossi risultati. Sono pazienti che poi non so se sono caricati tutti i video, però acquisiranno una notevole padronanza nell'equilibrio. Una ragazza con una gravissima a PPPD, ha un'emicrania vestibolare, ha fatto 15 giorni di fila di riabilitazione da noi. Quando i pazienti stanno facendo la corda è quasi un raffinare per noi l'equilibrio, perché partiamo appunto dagli esercizi fatti come quelli della piccola. Ecco la Bosu, paziente sulla Bosu, sta facendo proprio la riabilitazione strumentale al V-Gym, è una paziente con emicrania vestibolare importante, è la stessa paziente, ecco perfetto, è la stessa paziente, vedete che anche al V-Gym abbiamo messo lo sfondo rotatorio tipico del paziente emicranico. Quindi vediamo quali sono i dati che il FIT ci dà. E vediamo il primo caso clinico, quello di una donna, da 80, episodi vertiginosi con distress grave, faceva le cadute al suolo. I dati radiologici parlavano di una insufficienza vertebro-basilare, questo è il functional all'ingresso, vediamo una grave insufficienza sui laterali con un 10 ai 18, quindi proprio una vestibolare pura. A distanza di un po' di tempo dalla riabilitazione, vedete come i suoi dati aumentano, il 10 si riduce in maniera significativa. La paziente, devo dire che sta bene. Questa è una paziente che come terapia medica faceva solo un po' di surodexide. Secondo caso clinico, donna età 44, PPPD classica, distress ingravescente, i dati clinici vestibolari non sono poi drammatici, parliamo dell'80% di funzionalità a sinistra e 90% a destra, arriva al 100%, e volevo far notare il 10i, quanto ci guidi questo 10i, perché noi passiamo da un 10i 42 a un 10i 0, paziente senza nessuna terapia medica. Terzo caso clinico, donna età 70, vertigine ricorrente, fulness auricolare, una meniere vera e propria, mai diagnosticata, anche lei con episodi di caduta al suolo. Questi sono i dati scientifici, dati forniti nella percentuale di funzionalità del VOR della paziente, questo fulness auricolare prevalente a sinistra, una meniere che sembrava bilateralizzarsi, partiamo praticamente da una mancanza di funzionalità a sinistra, un severo deficit a destra. Questi sono i risultati dopo l'assunzione di diuretico e dopo una lunga riabilitazione vestibolare, per lunga intendiamo 10-12 giorni di fila. Noi facciamo fare continuità al paziente, torno un attimo indietro per far rivedere i dati, 10i 48, funzionalità 30-60, diciamo 10i 8, funzionalità 190. Cosa curiosa, che la funzionalità, che quello che era il sistema più alterato, che è il sinistro, diventa addirittura il migliore. Quarto caso clinico, donna, emicrania vestibolare, PPPD.
vediamo come il, qua il dato è drammatico. Un'unica festivale, avevamo anche il video di Nistagmo a conferma del video che ha fatto vedere con grande sapienza Vincenzo Marcelli sull'attacco nistagmico di emicrania acuta, nemica vestibolare, la funzionalità sinistra praticamente inesistente, inizia la riabilitazione vestibolare, questi sono i risultati, terapia, ha fatto giusto una, non voglio sbagliare, una funzionalità, una flunarizina per una ventina di giorni, non di più. Vedete come aumenta moltissimo la percentuale di funzionalità e il DHI si riduce notevolmente. È vero che resta un pochettino alto, però partiva da una situazione decisamente importante. Quinto caso clinico, uomo, età 60, emicrania vestibolare, PPPD. Un Dissens molto severo, un paziente che ci diceva che non riusciva nemmeno più ad andare a lavorare, questa è la funzionalità che aveva, 60% di funzionalità a sinistra, 50% a destra, un DHI di 38. Fa la riabilitazione vestibolare con noi e i dati sono assolutamente fantastici, quindi con una praticamente piena ripresa, anche qui il DHI si riduce moltissimo, oltre che dimezzarsi. Altra emicrania vestibolare, stiamo lavorando molto sull'emicrania vestibolare sulla PPPD, donna 58 anni, emicrania e crisi vertiginosa, Dissens severo, una perdita bilaterale, praticamente paritetica, bilaterale simmetrica, la definirei, nella funzionalità del VOR al FIT, e un 10i di 60. Questi sono i risultati dopo la riabilitazione vestibolare a distanza di un arco di tempo più che credibile, con una piena ripresa della condizione, 10i a 12, la paziente non sta facendo terapia medica. E un altro caso clinico è una meniere, un uomo di 59 anni, crisi vertiginose fluttuanti, questo fullness ricorrente e un Dissens ingravescente. Ecco i dati clinici, questa è una meniere certamente bilateralizzata, un 10i 64, a sinistra abbiamo una funzionalità al 45%, a destra al 60%. Fa la riabilitazione vestibolare con la nostra Daniela Miri, volevo farvi vedere la data, 17 dicembre 19, 7 febbraio 2020, quindi parliamo di un controllo per 33 mesi, c'è una normalizzazione della funzionalità a carico della laterale, la funzione del VOR e una forte riduzione del DHI. Uomo, 26 anni, di PPPD pura. Non avevamo riscontri di patologia, non nistagmo in video con nistagmoscopia, normocusia, non nessuna alterazione se non questo grave Dissens. Vediamo quello del paziente, un'alterazione contenuta, il DHI a 42 è piuttosto elevato, soprattutto in virtù dell'età, effettua riabilitazione vestibolare. Vedete il risultato che io reputo meraviglioso, perché noi parliamo del 23 febbraio 2021, lo ricontrolliamo il 17 maggio 2021, lui al 100% del VOR bilateralmente, non accusa più disturbi, il suo DHI è 26. Non è un caso clinico, donna, età 70, meniere, mai diagnosticata, trattata semplicemente farmacologicamente con vestibolo plegici al bisogno. Dato clinico importante, abbiamo un 10 16, abbiamo una persona comunque decisamente lucida con sintomi anche in questo caso estremamente soltanto vestibolari, 35% di funzionalità del VOR a sinistra, che è la sede del fullness e la sede idropica, e con una forte iniziale, forte riduzione a destra da considerare la faticabilità del VOR, quindi la funzione del VOR è estremamente alterata. Questo è il risultato della signora, vorrei far notare, torno un attimo indietro, il 10i da 16 addirittura 0, quindi anche perde quella parte di incertezza che il 10i ci rileva, e con un buon compenso, ottimo compenso, la paziente sta bene, considerando anche l'età parliamo di un compenso veramente importante. Ultimo caso clinico, altro paziente con PPPD pura, uomo, 23 anni, una disfunzione del VOR bilaterale più o meno simmetrica con un 10i a 40. Gli proponiamo di effettuare la riabilitazione vestibolare senza fare alcuna terapia farmacologica, non ne vedevamo il motivo. Questo è il risultato, il 10i passa da 40 a 16,
la riabilitazione vestibolare ci porta al pieno compenso del VOR. Ovviamente quello che stiamo notando è che nella riabilitazione al regime associata alla riabilitazione non strumentale, normale, credo che sia anche normale, che ci sia un netto miglioramento, una capacità di raggiungere la piena funzionalità del VOR in base anche all'età, quindi alla giovane età. Quindi questo ci può far ben sperare per quanto riguarda il trattamento di quei gravi DIZES in pazienti giovani che anche principalmente senza terapia possono raggiungere la piena funzionalità semplicemente con la riabilitazione vestibolare. E una domanda, e la psicologia? Allora, sicuramente online, non posso farla intervenire, mi dispiace molto, c'è la dottoressa Serena Calogiuri, una bravissima psicologa che sta collaborando con noi nel aiutarci a risolvere quei casi in cui sì c'è la componente vestibolare come la PPPD o altro, ma permane quella componente psicologica che noi vestibologi non siamo giustamente in grado di trattare. Per cui in questo caso vi presento due casi clinici. Primo caso clinico, trattamento vestibolare e psicoterapeutico. Donne da 56, dizziness, emicrania, diagnosi emicrania vestibolare, stato ansioso depressivo particolarmente accentuato. La paziente presenta un fit estremamente invalidato, ha un DHI di 40, fa la riabilitazione, recupera bene, però vediamo questo 10i a 46. Che succede? Succede che il sistema vestibolare compensa, non compensa il 10i. Oltretutto all'anamnesi, alla visita, alla valutazione del 10i, molto attenta nelle domande sottoposte, si deduce nettamente anche l'osservazione del paziente della quanto lo stato ansioso depressivo influisse. Quindi rimaneva quella componente psicologica. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo iniziare a trattarla anche dal punto di vista psicologico. Dopo il trattamento della dottoressa Calogiuri, il recupero della paziente poi è stato completo. È stato completo. Infatti la domanda, io ho messo questo fumetto, la domanda che quasi fotocopia in questi pazienti, questo è il 10i, questo è il fit della paziente dopo il trattamento fatto in psicoterapia, 90-100, dottore non mi gira più la testa, non mi crani, ma non riesco a entrare in un bar, in un ristorante, nel supermercato, per non parlare della mia vita sessuale. Argomento del quale si ha quasi pudicizia a parlarne, però il paziente con PPPD è stato ansioso e depressivo molto avanzato, dà molto giustamente risalto a questa condizione. La paziente in seguito poi ha fatto psicoterapia ed ha avuto dei risultati veramente molto molto belli. Secondo caso clinico, sempre con trattamento vestibolare psicoterapeutico, un'altra emicrania vestibolare con stato ansioso depressivo. Ecco il fit al sfondo oscurato, 100% a sinistra, 90% a destra. Guardate il 10i, enorme. Gli facciamo lo sfondo rotatorio, cala e abbiamo la diagnosi emicrania vestibolare che si confà bene anche al discorso anamnestico, 10i, 96. La paziente fa riabilitazione vestibolare e il raggiunge la completa funzionalità sia sfondo oscurato che rotatorio del VOR, ma il 10i, ripetete, questo è lo sfondo rotatorio, arriva al 100%, ma il 10i rimane molto alto, un 10i di 72, dove il suo stato ansioso depressivo giocava veramente tanto. Paziente che va in psicoterapia e conferma poi quel suo 100% in seguito a trattamento psicologico. La paziente adesso sta bene. Quali sono le nostre conclusioni? La riabilitazione vestibolare, che ci impegna quotidianamente, ha un ruolo centrale ed imprescindibile per la terapia di recupero dei disturbi dell'equilibrio, ma anche dei sintomi adesso spesso connessi. Ho voluto usare questa terminologia piuttosto specifica per inquadrare l'emicrania vestibolare, perché molto spesso i due sintomi sono disconnessi l'uno dall'altro a un occhio non esperto. Si parla di disturbo dell'equilibrio, si parla di ansia, si parla di emicrania come se fossero tre aspetti differenti, quando in realtà sono figlie di un'unica condizione. La nostra esperienza ci permette di indicare come ottimale l'associazione tra riabilitazione vestibolare non strumentale e riabilitazione vestibolare strumentale, ove insieme ad altri strumenti a disposizione, il FIT ai fini diagnostici e il VGIM ai fini riabilitativi, associati al VHT, alla videoconistagmoscopia, alle prove autocaloriche e all'esame geometrico, all'impedenziometria, ai VEMS, ci danno un quadro completo del paziente.
Figura importante in questa tipologia di pazienti anche quello dello psicoterapeuta, perché in specifico ci siamo fatti una piccola percentuale nel nostro caso, circa l'8-10% dei pazienti nella nostra esperienza clinica ha bisogno di un supporto psicoterapeutico, anche se la mia idea è quella che di un'incidenza un po' più alta di quell'8-10%. Vi presento la dottoressa Daniela Miri, dottoressa in scienze e attività motorie e sportive, riabilitatore vestibolare presso il nostro Vestibolo G-Medical. Mi ritaglio questo piccolo spazio per mostrarvi appunto qual è la nostra esperienza proprio dal punto di vista pratico della riabilitazione vestibolare. Allora, la riabilitazione vestibolare, come già accennato dal dottore Capone, si divide in strumentale e non strumentale. La riabilitazione strumentale presso il nostro centro viene effettuata tramite il VGIM e viene effettuata tramite la pedana stabilometrica. Di diversa invece la riabilitazione non strumentale, si tratta di far fare al paziente alcuni esercizi a corpo libero. Questi esercizi si possono fare in studio. Il più delle volte questi esercizi li diamo al paziente da svolgere a casa, in modo tale che venga accelerato anche il processo riabilitativo, o comunque sono esercizi che diamo al paziente da fare come mantenimento nella terapia riabilitativa nel tempo. Ovviamente prima di passare alla riabilitazione è necessario valutare la condizione vestibolare del paziente, e si fa tramite strumenti che possono essere il VIT, di cui abbondantemente parlato prima, stabilometria appunto e FIT. Allora, concentriamoci sul FIT. Anche sul FIT è già stato detto tantissimo, e diciamo che è uno strumento molto molto avanzato, il quale ci dà le famose due percentuali di funzionamento del sistema vestibolare, del sistema dell'equilibrio. Una rossa, di colore rosso, valida per la parte destra, una di colore blu, valida per la parte sinistra. In base, diciamo, alle risultanze di queste percentuali applichiamo la riabilitazione. Collegato al FIT ovviamente è la riabilitazione, come abbiamo detto prima, in VGIM. Di che cosa si tratta? Si tratta di far fare al paziente alcuni esercizi a quel tablet. Questi esercizi comportano dei movimenti della testa sia in orizzontale, per far lavorare ovviamente i canali laterali, sia in verticale per poter far lavorare i canali posteriori. Ci sono diversi gradi di difficoltà nello svolgere questi esercizi, ci sono diverse tecniche, ci sono diverse frequenze. E una cosa che mi preme sottolineare, che il dottore non ha detto, è che il FIT, oltre a darci la funzionalità del famoso VOR, ci va a dire nello specifico dove si concentra il deficit, cioè su quale frequenza si concentra il deficit, sia essa a sinistra sia essa a destra, e noi con la riabilitazione possiamo andare a lavorare esattamente sulla frequenza deficitaria. Ora, dicevo, ci sono diverse tecniche. Si parte sempre dagli esercizi base col paziente di fronte al tablet, con il semplice, tra virgolette, movimento della testa, per poi abbinare tanti tanti altri movimenti con i quali noi andiamo a lavorare quindi non solo sull'equilibrio e sulla stabilità del paziente, ma andiamo a lavorare anche sulla coordinazione, nel momento in cui, oltre al movimento della testa, chiediamo al paziente di abbinarci per esempio una marcia sul posto. Andiamo a lavorare sulla concentrazione, perché chiediamo al paziente di fare determinati percorsi che richiedono una concentrazione appunto maggiore, sia nello svolgere gli esercizi al VGIM e contemporaneamente seguire quei percorsi che noi stessi indichiamo. E alla fine del percorso riabilitativo utilizziamo molto la palla Bosu, quella che vedete in basso a sinistra. La utilizziamo sia in questo senso, la utilizziamo anche nel senso contrario. Questo dà pure meno stabilità, ma diciamo che la palla Bosu, più che sul paziente vestibolare, viene utilizzata sullo sportivo.
La stabilometria, altro esame diagnostico utilizzato dal Vestibology Medical, è la stabilometria. La stabilometria si divide in statica e dinamica. La stabilometria statica fa uno studio quantitativo delle oscillazioni posturali. Quella dinamica invece, che cosa succede? Che la postura in questo caso viene turbata da stimoli esterni improvvisi. Diciamo però che la dinamica viene da noi effettivamente poco utilizzata. Anche in questo caso la stabilometria vediamo che oltre che come esame diagnostico e valutativo viene utilizzato come strumento riabilitativo. Quindi possiamo dire che possiamo distinguere due grandi branche, una riguardante la riabilitazione vestibolare e una riguardante la preparazione vestibolare. E introduco il discorso dello sport perché la riabilitazione vestibolare che nasce appunto in campo, nel campo vestibolare, nel settore vestibolare sul paziente affetto da patologia vestibolare, la riabilitazione trova applicazione anche sull'atleta qualora debba essere riabilitato in seguito ad un trauma sportivo acuto o cronico. Diversa invece la preparazione vestibolare, col quale noi andiamo a potenziare e ad allenare sia VOR sia riflesso vestibolo oculomotore. Definizioni quindi. La riabilitazione vestibolare interviene nel sistema di compenso di deficit delle patologie vestibolari. Questo concetto riabilitativo trova applicazione appunto nello sport. Infatti bisogna inquadrare l'atleta dal punto di vista patologico per il continuo sottoporsi a traumi, soprattutto da contatto, con conseguente alterazione di equilibrio e orientamento. Con il termine invece preparazione vestibolare intendiamo sviluppare il concetto di potenziamento dell'equilibrio e quindi della navigazione, la famosa working memory. In entrambi i casi comunque al Vestibology Medical, quindi presso il nostro centro, interveniamo con FIT, VIT e stabilometria dal punto di vista diagnostico. Riabilitazione non strumentale, preparazione e riabilitazione strumentale e VGIM, riabilitazione stabilometrica nel senso appunto proprio di esercizi e quindi di riabilitazioni. Riabilitazione vestibolare, potenziamo VOR e quindi tramite la posizione del capo e dei suoi movimenti in relazione al tronco, potenziamo RVS tramite il mantenimento della postura. Il tutto va a potenziare il sistema vestibolare e quindi l'equilibrio. È stato scoperto, lo vedremo tra un poco, che la preparazione vestibolare induce a un'acquisizione di nuovi schemi motori se effettuata fino all'età dell'adolescenza o comunque fino ai 17-18 anni. Se la preparazione vestibolare viene effettuata dopo quest'età, non si modificano gli schemi motori acquisiti, ma si allenano e si correggono quelli già posseduti. Entriamo nello specifico delle capacità motorie. Diciamo che nell'attività fisica tutti abbiamo delle capacità motorie che si dividono in due grandi categorie. Queste sono capacità motorie condizionali, ovvero forza, resistenza e velocità, che sono quelle che si sviluppano durante l'adolescenza. E poi abbiamo le capacità motorie coordinative, che sono quelle che si sviluppano invece durante l'infanzia e sono quelle controllate dal sistema nervoso centrale. Quali sono queste capacità motorie coordinative? Sono l'equilibrio statico e dinamico, l'orientamento spazio-temporale, la ritmizzazione corporea, ovvero la capacità di muovere il corpo a determinati ritmi che possono essere interni ed esterni, la capacità di reagire a degli stimoli sensoriali, acustici e o visivi, la combinazione di schemi motori, ovvero la capacità di muovere delle parti del corpo o il corpo in todo durante un movimento e quindi la capacità di cambiare quel movimento in itinere, la differenziazione cinestetica, ovvero la capacità di controllare la forza su un oggetto in base all'obiettivo da raggiungere, è molto molto importante, è l'anticipazione dell'attività motoria, perché dà la possibilità di sviluppare la fantasia motoria considerando l'imprevedibilità dell'azione. Ora, fra tutte queste capacità motorie coordinative, ovviamente noi parliamo di equilibrio. Equilibrio inteso non solo dal punto di vista statico e dinamico, ma parliamo appunto di sistema di equilibrio immerso in quello che è il mondo del sistema vestibolare di cui si è parlato ampiamente stamattina. Ovviamente quando si parla di sistema vestibolare non si può far a meno di fare riferimento al riflesso più importante del sistema vestibolare, che è il VOR. Il FIT,
Il FIT ci dà una valutazione funzionale del VOR tramite quelle famose percentuali di cui abbiamo parlato. Di conseguenza ci dà un calcolo dell'indice dell'equilibrio e del disequilibrio. Questo studio, questa slide, fa riferimento a uno studio pressoché recente del 2019, durante il quale è emerso, anzi col quale è emerso, la relazione che c'è tra FIT e sport. Infatti il FIT va a evidenziare come si sviluppa il VOR nelle varie discipline sportive, facendo le due grandi differenze con sport con palla e sport senza palla. Faccio una precisazione in tal senso, lo strumento di gioco è molto importante per l'equilibrio, perché varia questo se si tratta di una grandezza diversa di strumento, di un peso diverso. Pensiamo per esempio ad una palla da calcio che è diversa da una pallina di ping pong, si pensa ad una palla di pallavolo che ha una forma diversa rispetto alla palla da rugby, per esempio. Ovviamente lo strumento utilizzato va a dare una preparazione diversa rispetto appunto allo sport che si deve effettuare. Tutto ciò ha portato quindi a fare una grande differenziazione tra quella che è la preparazione vestibolare nell'atleta e quella che è la riabilitazione vestibolare nello stesso atleta. Anche questa slide fa riferimento ad uno studio scientifico. In questo caso sono stati studiati 52 giovani calciatori, sono stati osservati per 8 settimane, e questo studio ha evidenziato non solo un miglioramento della prestazione con conseguente riduzione dello stress muscolare, ma ha evidenziato la formazione di nuovi schemi motori se la preparazione vestibolare è stata quando la preparazione vestibolare è stata effettuata fino all'adolescenza, e un potenziamento degli schemi motori consolidati quando la preparazione vestibolare è stata effettuata dopo la fase adolescenziale. In più, con questo studio è emerso che il potenziamento del VOR permette l'aggiustamento della visione periferica, e ciò è molto importante sia negli sport di squadra sia negli sport da contatto. Un altro studio, anche in questo caso, questo è uno studio molto recente del 2020, anche in questo caso sono state osservate 3 squadre di beach volley internazionale. Ognuna delle squadre aveva 3 giocatori in fase di blocco e 3 giocatori in fase di difesa. Con la preparazione vestibolare che cosa è emerso? È emerso che si è avuto un miglioramento dell'equilibrio statico, si è avuto un miglioramento del controllo posturale dinamico e si è avuto un miglioramento dell'orientamento temporo-spaziale, un'altra delle capacità motorie coordinative evidenziate in precedenza. E questo perché si è avuto? Perché la preparazione vestibolare è stata effettuata sul terreno amico, che in questo caso è stata la sabbia, quindi ha avuto addirittura degli effetti maggiori rispetto a che se questa fosse stata effettuata in una semplice palestra, comunque su un pavimento statico. In conclusione, che cosa possiamo dire? Che l'atleta può essere sottoposto sia a preparazione vestibolare sia a riabilitazione vestibolare. Ciò che cosa comporta? Miglioramento della prestazione, ovviamente, dovuta al miglioramento dell'equilibrio, a una riduzione dell'impegno muscolare, a una riduzione del rischio infortunio, anche questo è molto importante, perché se pensiamo al calcio, il rischio infortunio è pari al 50% nei centrocampisti, al 33% nei difensori e al 17% degli attaccanti. E in caso di riabilitazione vestibolare nell'atleta noi andiamo a riabilitare i deficit vestibolari post-traumatici, anche questi molto importanti e molto frequenti, più di quanto si possa pensare, sia negli sport di squadra sia negli sport da contatto. Oltre al FIT e tutto ciò che ne deriva con la riabilitazione in VGym, andiamo un attimo a vedere la riabilitazione, la stabilometria, e quindi la riabilitazione stabilometrica. Che cosa succede in questo caso? In questo caso andiamo a potenziare quello che è il riflesso vestibolo-spinale. Che cosa succede? Che si fa un utilizzo di biofeedback visivi con esercizi effettuati sotto controllo software. In definitiva, in pratica, anzi, che cosa succede? Che il paziente viene posizionato su questa pedana stabilometrica in posizione di Romberg, che sullo schermo vengono
lanciati questi obiettivi, questi target, e l'atleta in questione deve andare a colpire questi target in maniera ben precisa e in un tempo ben stabilito. Con la pedana stabilometrica andiamo a valutare i parametri occhi aperti, andiamo a valutare i parametri occhi chiusi, cioè andiamo a togliere quello che è il percettore principale dell'equilibrio, ovvero la vista. Andiamo a valutare il capo retroflesso, ovvero andiamo a valutare i riflessi vestibolo-cervicali. Abbiamo detto come funziona la riabilitazione stabilometrica. Questa è tutta la, come dire, la bibliografia di ciò di cui abbiamo parlato. Ed ecco che sono molto fiera di presentarvi Claudia, pluricampionessa mondiale di double trap, vincitrice della Coppa del Mondo 2019, campionessa europea 2018 double trap, record mondiale double trap. Scusami Claudia, però dico anche campionessa europea di 5 giorni fa, mi commuove, dell'europeo di Croazia, appunto di 5 giorni fa, però purtroppo non ufficializzato a causa del Covid. Buongiorno a tutti. Mi sono permessa di inserire l'ultimo titolo, non te l'hanno dato ufficialmente, però è tuo. Grazie comunque Daniela. Vorrei mostrare veramente al volo qualche video del lavoro che noi diciamo pressoché quotidianamente facciamo in studio, no? Sì. Bene. Allora, questa è Claudia che sta lavorando in WGym. Lei lavora ovviamente sulla frequenza più alta, sui 5.000. In questo caso sta lavorando sui canali laterali e sta lavorando quindi non solo sull'equilibrio, sta lavorando sulla coordinazione, sta lavorando sulla concentrazione ed è molto brava, è una ragazza che si impegna. C'è anche il dottor Capone nella mia postazione. Andiamo avanti. Qui Claudia lavora sempre sui 5.000, qui andiamo a lavorare con questo esercizio che si chiama U-Read, con fondo confondente, è svolto sulla fune, andiamo a lavorare sulla stabilità, andiamo a lavorare sulla concentrazione, andiamo a lavorare sulla coordinazione, andiamo a lavorare, lo voglio riproporre, andiamo a lavorare sulla memoria, molto importante per Claudia, per lo sport praticato da Claudia. Poi, eccola, questa è sempre lei, andiamo avanti, eccola lì. Ecco, a un certo punto lei decide di togliere le scarpe in modo da avere una maggiore percezione della fune. Eccola qui Claudia lavora, comincia a lavorare dopo un po' di mesi, o non da subito, sulla Bosu. La faccio lavorare sia sulla Bosu in questo modo, in questo senso, diciamo. Lavora sempre sui 5.000, vi assicuro che è difficilissimo. Eccola lì, la faccio lavorare sulla Bosu anche in quest'altro senso. Ovviamente in questo caso, per complicare ancora di più l'esercizio, rendo gonfio un po' di più la Bosu in modo da renderla un po' più rigida. Quindi qui è veramente difficile controllare e svolgere l'esercizio in gym. Eccola lì ancora. Eccola lì. E questo è l'ultimo video proprio dell'altro giorno, col titolo europeo in tasca. Ci siamo visti mercoledì. Lei è sempre molto molto professionale. Allora, intanto buongiorno a tutti e grazie di avermi invitato. Sono molto onorata di far parte di questo progetto che ho sposato fin da subito per migliorare ovviamente le mie prestazioni. E ho iniziato questo percorso con il dottore Capone e la dottoressa Miri a settembre
uscite l'anno scorso, e devo dire che ho trovato subito dei miglioramenti. In primis devo ringraziarvi per avermi curato ovviamente un deficit dell'equilibrio vestibolare che avevo sulla parte destra, correggetemi magari su alcune cose, e tra l'altro mi portava tanti problemi sul target destro ovviamente. Quindi siamo riusciti a curarlo in una riabilitazione di 14 giorni e ora sono al 100% delle mie abilità, quindi sono molto molto contenta, e da lì ovviamente sono riuscita a prendere questi target destri in maniera molto molto più semplice rispetto a prima. Ci sono dei piccoli punti fondamentali nella mia disciplina che la formazione diciamo vestibolare prende appieno sul mio sport. In primis la concentrazione ovviamente sulla buca da dove esce il target, riesco a concentrarmi molto molto meglio ed essere molto più pronta e attiva sul tiro dinamico. In più sono riuscita nel giro di pochissimi mesi a tirare il target dagli 8 decimi, li tiravo prima, sono riuscita a rientrare dai 6 e 7 decimi, che per il mio sport diciamo è una cosa molto molto importante, perché cambiando campi da tiro in continuazione senza riuscire magari ad avere una preparazione perfetta per via diciamo di alcune dinamiche tempistiche più che altro, sono riuscita a migliorare la mia focalizzazione sul cartello su qualsiasi sfondo, quindi questa è stata davvero la cosa principale, la cosa che mi ha aiutato di più. Terzo campo, la mia visione periferica che usavo ovviamente nella mia disciplina e che continuo ad usare nella nuova disciplina è migliorata tantissimo, perché riesco a vedere il target, si chiama piattello nel mondo, in maniera molto più nitida e soprattutto più lenta, mi sembrano molto molto più lenti rispetto a prima, e cosa che mi ha portato in pochissimo tempo, a distanza di un anno, di avere diciamo già dei risultati buoni nella nuova disciplina che sto affrontando. Quindi vi devo ringraziare tantissimo, oltre a sentirmi ovviamente sempre a casa. Allora, intanto cerchiamo di caratterizzare un attimino vertigine pediatrica. Come dicevamo prima, ci sono degli errori diagnostici, in quanto i disturbi vestibolari presenti ai bambini sono spesso confusi con disturbi meramente psicologici. La NAM sia un valore molto ridotto, in quanto il bambino non ti dice molto spesso della vertigine, del dizziness o dell'emicrania. E molto spesso questi bambini vengono dispersi, vanno verso altre branche fra le più svariate, dal cardiologo all'oculista, senza cavare un ragno dal buco. Patologie possono essere anche differenti a seconda dell'età. Allora, cosa dobbiamo fare? Al nostro piccolo dobbiamo far fare una valutazione vestibolare, partendo da una video-oculonistagmoscopia, il VHT, il FIT, i VEMS, l'audiometria e l'impedenziometria. Allora, vediamo un attimino, questa è una torta statistica o scientifica ottenuta da Peter PubMed, dove dobbiamo vedere quali sono le incidenze maggiori nel bambino. Allora, nel 50% dei casi il bambino è un emicranico o predice l'emicrania, possiamo inquadrarlo nell'emicrania vestibolare. 18% di VPPB, solo il 10% di neurite o di VA, che si voglia dire, rarissima l'itrope nel bambino. Rarissimo che un bambino abbia un sintomo vertiginoso per una fatto infiammatorio o infettivo l'orecchio medio, giusto il 10-11% di psicologia alterata e fortunatamente solo il 7% di vertigine centrale. Quindi, come vediamo, il nostro bambino può avere un'emicrania vestibolare che si sta che si manifesta anni prima con sintomi magari più sfumati o non riferiti rispetto all'adulto. Una indagine statistica fatta negli Stati Uniti fra i 13 e i 17 anni annovera circa 3 milioni e mezzo di piccoli pazienti con disturbi vestibolari. È un numero molto alto. Allora cosa facciamo?
Andiamo a fare una valutazione clinica del bambino. Intanto, visto la grande preponderanza, valutiamo se c'è una sintomatologia cefalalgica o emicranica. Valutiamo la componente psicogena e poi passiamo alla visita vestibolare. Molto importante, sempre vista la grande preponderanza dei sintomi emicranici, andare a valutare alcuni sintomi clinici che molto spesso vengono sottovalutati, tipo il torcicollo, il vomito o l'emicrania addominale. E per cui, vertigine, andiamo a vedere, un po' come l'adulto, ma il bambino è ancora più importante, se l'episodio è singolo e se c'è perdita uditiva o se perdita uditiva non ce n'è. Nella perdita uditiva andiamo a vedere se la perdita uditiva è stabile, per cui potremmo avere forme iatrogene, deficit vestibolari acuti o una sindrome di Usher, rara ma da prendere in considerazione. Forma fluttuante come nell'adulto ci può indirizzare verso un idrope cocleare. Senza perdita uditiva noi possiamo andare a raccogliere la maggior parte dei bambini vestibolari, in particolare l'emicrania vestibolare e la vertigine parossistica benigna dell'infanzia. Episodi multipli, idrope cocleare o canalo cupolitiasi, e poi l'instabilità cronica, idropecocleare, che lo ricordiamo rara, canaloritiasi, la PPPD, quindi l'effetto anche psicogeno, patologie psichiatriche estremamente rare, e sempre questa emicrania vestibolare che prepondera in età pediatrica. La vertigine parossistica benigna dell'infanzia è decisamente frequente, comunque meno anche se meno rispetto all'emicrania vestibolare, generalmente è un'età media di manifestazione proprio nel bambino molto piccolo, 1-4 anni, e in quest'arco di età può arrivare a interessare fino al 20% dei bambini. È una vertigine di breve durata, vediamo il bambino che proprio si immobilizza improvvisamente, il genitore spesso si spaventa perché non riesce a comprendere che cosa stia subendo il bambino. A volte, spesso succede, che siano scambiate per crisi epilettiche quando tali non sono, per cui il giovane paziente fa tutto un percorso neurologico che non porta da nessuna parte. Da durata media di 1-3 minuti, il bambino spesso presenta poi nel tempo una forma di dizziness e può essere questo un equivalente emicranico. Molto molto importante l'anamnesi, in quanto gli equivalenti emicranici in famiglia sono spesso diffusi in questo caso. È il classico bambino, appunto, come dicevamo, che fa tutte le indagini radiodiagnostiche e neurologiche negative. La causa è probabilmente vascolare, anche se poi nel nostro interno abbiamo fatto una piccola indagine che è questa. Siamo andati a vedere, non sappiamo ancora che valenza abbia, andremo a indagare ulteriormente gli ultimi casi che abbiamo avuto, dove siamo andati a vedere come in 8 casi di VP ci fosse un deficit di vitamina D3, però stiamo parlando già di bambini più grandi, di 5-12 anni, quindi cambia la fascia d'età, c'è qualcosa da chiarire. In 4 abbiamo avuto di deficit di vitamina B12, in 2 casi sia di vitamina B12 sia di vitamina B12 e vitamina D3. Verrebbe da chiedersi, magari non c'è un costrutto reale, però quale sia in realtà il ruolo delle ipovitaminosi. Vertigine e dizziness pediatrici sono frequenti ed estremamente sottodiagnosticati nel caso dell'emicrania vestibolare. Di questi il 40-60% dei casi sviluppa una PPPD, quindi veramente un'importante alterazione del volo, per cui il giovane paziente inizia, si vede traballante, instabile, incapace di affrontare determinati ambienti, per esempio uno spazio chiuso o uno spazio aperto. Anche qui c'è una maggior frequenza del sesso femminile in età adolescenziale, rispecchia comunque l'andamento generale, perché nell'adulto l'emicrania vestibolare è maggiormente frequente del sesso femminile. La canalotiasi e cupolitiasi sono relativamente frequenti, parliamo del 18-20% dei casi. Molto importante fare una diagnosi precoce del bambino, sia per evitare la cronicizzazione della patologia in genere, ma anche per evitare l'evoluzione di una PPPD che bisogna riabilitare, che diventa decisamente fastidiosa con altre implicazioni, quali anche per esempio una minor capacità di concentrazione e quindi anche una minor rendita in ambiente scolastico. La sintomatologia del bambino: torcicollo, acufeni, ipoacusia un po' più rara, vertigine, dizziness, più frequente il dizziness e la vertigine,
In alcuni casi fonofobia e fotofobia, ma il sintomo guida molto spesso, come ho visto, è l'emicrania. La sindrome di Usher, ci affacciamo rapidamente, è una sindrome fortunatamente non frequente, in cui si associa a un'ipoacusia congenita, disturbi dell'equilibrio, una riduzione del campo visivo, spesso associata a rinite pigmentosa, tanto da essere più comune causa di cecità associata a sordità nell'infanzia. Prevalenza bassa, ma non bassissima, parliamo di uno ogni 30.000 casi. Abbiamo tre tipi, la possiamo classificare in un tipo primo, dove c'è una sordità congenita molto profonda, in cui vi è una repressia vestibolare e un ritardo dello sviluppo motorio e anche fisico. Qua parliamo del 40% dei casi. La maggior parte delle sindrome di Usher è racchiusa nel tipo secondo, arriviamo quasi al 60% dei casi, c'è una sordità sin dalla nascita moderata, che può variare da moderata a grave, ha una lenta progressione, non si trova l'associazione di un'alterazione vestibolare evidente. La Usher tipo terzo è il 2-5% dei casi, in una condizione sicuramente drammatica, dove anche il disturbo dell'equilibrio, se presente, passa in secondo piano. Sindrome di Pendred è una sindrome multiorgano, così possiamo definirla, ipoacusia congenita, disturbi dell'equilibrio, l'acidosi tubulare renale, il deficit di crescita, il gozzo di tiroideo. Vediamo come vengono interessati più organi che variano dall'orecchio al rene alla tiroide. Il paziente può presentare micotia, può presentare un'ipodonzia e la presenza di piccole vescicole otiche del padiglione, comunque abbastanza rare. La risonanza magnetica può essere molto importante, perché può evidenziarci un'EVA o la displasia del mondino, quindi un'alterazione dei giri della coclea. La sindrome di Charge, nel bambino si manifestano disturbi dell'equilibrio piuttosto severi, estremamente invalidanti, a fronte di una sordità abbastanza contenuta. Spesso un paziente cardiopatico, molto frequente nelle fare cardiopatie, in questo caso quella che si associa è soprattutto la tetralogia di Fallot. È un paziente che ha un'atresia delle coane, dei deficit visivi che vengono accentuati dalla percezione della luce, un coloboma, deficit di crescita, un'ipospadia. Poi ci sono delle anomalie sia dell'orecchio esterno sia dell'orecchio interno. La sindrome dell'acquedotto vestibolare è un bambino che nasce con un abbassamento dell'udito molto spesso bilaterale, e questo audiogramma ci mostra un'ipoacusia asimmetrica, è una delle più frequenti cause di sordità infantile. Spesso è frequenti le vertigini, con un andamento fluttuante dell'udito simile appunto a quello dell'idrope. Marco ne parlava in precedenza di come l'idrope possa essere confusa o simulata da una sindrome dell'acquedotto vestibolare. Ci possono essere varie cardiopatie, ipotiroidismo, acidosi tubulari, molto più ridotte rispetto come frequenza rispetto alla Pendred. Importante fare un attacco alle rocche petrose, dove ci può far vedere questo slargamento dell'acquedotto vestibolare. Utili VEMS, l'insorgenza è estremamente variabile, dalla praticamente l'età immediatamente postnatale sino ai 15 anni. Quindi noi ci dobbiamo, un pediatra, noi ci dobbiamo di fronte a un bambino, dobbiamo pensare con vertigine, dobbiamo pensare subito all'emicrania vestibolare, a una canalolitiasi o una cupololitiasi. Dopodiché vediamo che queste vertigini possono essere moderate, nella maggior parte dei casi si associano appunto ad emicrania. Questa emicrania, che possiamo indicare come emicrania vestibolare, poi comporta appunto una ridotta rendimento scolastico, una ridotta partecipazione sociale fino all'isolamento del bambino, così da far pensare anche a cause psicologiche se non psichiatriche. E il bambino disegnò la vertigine. Il professor Messina fece uno studio sui disegni fatti dai bambini durante una crisi vertiginosa. Ci siamo voluti divertire a farli pure noi su insegnamento del grande professor Messina e abbiamo fatto disegnare ad alcuni bambini la loro vertigine, l'abbiamo fatta rappresentare. Questo è un bambino di 7 anni che ha instabilità posturale, era tutto nella norma. È un bambino con PPPD, il quale poi ha recuperato praticamente tutto facendo riabilitazione vestibolare.
Bambina di 8 anni, emicranie ricorrenti, mal di testa, curata con paracetamolo, vertigine, quindi data, io quello che ricordo che la bambina prendeva spesso paracetamolo ed era veramente imbottita di camomilla, perché veniva presa per uno stato di agitazione. In realtà la bambina, una volta visitata, ha manifestato una emicrania vestibolare. Devo dire che nella diagnosi in questo ci ha molto aiutato poi il functional test, con la differenza tra fondo mascherato e fondo rotatorio. Un caso di vertigine da canalitia, si vedeva il bambino immobile, quasi messo in croce, quasi una croce psicologicamente sta a rappresentare la sua sofferenza, ma anche l'incapacità di muoversi, vediamo come fa queste freccette attorno alla testa, ad indicare come appena c'è il movimento della testa su un lato insorge la vertigine. Quindi vediamo che il bambino ce la disegna proprio la vertigine. Vedete per esempio la bambina dell'emicrania vestibolare che fa questo cerchietto, questo quasi un fumetto, a rappresentare la sua emicrania e la ricerca di una luce accesa, di accendere il lampadario, di accendere la luce, proprio perché si creava questo stato psicologico di paura, quasi di stanchezza, di insorgenza dell'emicrania. Questo è un bambino particolare, 10 anni, il bambino aveva la vertigine, a un certo punto lo facevo disegnare e si mostra una vera e propria diplopia. Glielo facciamo marciare, all'Unterberg alla Fukuda esce una retropulsione, il Fitter aveva una severissima insufficienza, alterazione del VOS severo al VHT, video oculostagmoscopia con distacco spontaneo non inibito in fissazione. Quella diplopia, oltretutto, ha disegnato proprio la sua vertigine, il suo vedere sdoppiato, infatti in risonanza è uscita nella formazione cerebellare, proprio lo sdoppiamento visivo. Trattamento preventivo dell'emicrania vestibolare pediatrica, la causa più frequente, bisogna fare molta attenzione all'alimentazione, obesità sovrappeso, l'abuso della tecnologia. Non solo perché inficia direttamente la percezione visiva, ma l'osservazione ricorrente di tablet cellulari può determinare quasi una forma iatrogena di alterazione del VOR. Molto importante è la conservazione del ritmo sonno-veglia. La migrazione vestibolare molto spesso porta a disturbi appunto di natura psicologici, un po' come nell'adulto, solo che nell'adulto li rileviamo più frequentemente, il bambino non ce lo dice, per cui si inizia a sviluppare una forma di ansia con veri e propri disturbi somatiformi, la paura del buio che dicevamo. Trattamento, ci abbiamo tanti, della vertigine pediatrica, ma la stella cometa è la riabilitazione vestibolare. Questa è un po' della letteratura scientifica sulla che abbiamo voluto mettere riguardo il ruolo della riabilitazione vestibolare, che sta dando grandi grandi soddisfazioni non solo in età pediatrica. Quindi il take home message: la vertigine pediatrica, sintomo estremamente sottovalutato e sottodiagnosticato, bisogna fare esprimere il paziente, bisogna farlo parlare. Quando parliamo un bambino facciamo parlare lui e non il genitore preoccupato che gli sta accanto, che ci riferisce quello che secondo lui il bambino ha, e il bambino deve parlare. È importante fare la diagnosi precoce perché stiamo evitando o rallentando l'evoluzione vestibolopatica di un adulto sofferente. Ci sono sintomi da prendere forte considerazione, le emicranie e le cefalee ridotto, ma non rare stati d'ansia e il torcicollo, spesso spasmodico. È importante effettuare sempre una vera valutazione vestibolare, in primis video o con nistagmoscopia, FIT, VHT. Se riusciamo a fare anche VEMS e stabilometria, abbiamo il quadro completo. Il bambino vestibolopatico è un bambino triste, con deficit di apprendimento per via per il suo deficit dell'attenzione. La riabilitazione vestibolare va considerata un trattamento elettivo ed imprescindibile, non solo nell'adulto, ma principalmente in età pediatrica, dove può veramente essere sufficiente la sola riabilitazione vestibolare per avere un bambino sereno, felice e non sofferente. Vi ringrazio, questa è mia figlia, inizia a giocare con l'equilibrio, tale padre, tale figlia. Grazie a tutti.